Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici da Francesco Durante. Siamo in diretta per seguire questo ulteriore evento, questa ulteriore tappa di Papa Francesco nel suo pellegrinaggio apostolico in Canada, il 37esimo viaggio apostolico di Papa Francesco. Ci accingiamo a seguire i vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali presso la cattedrale di Notre Dame. Sono i riti di introduzione. Très saint père, c'est avec une très grande joie, une profonde reconnaissance que je salue votre présence au Canada au nom de tous mes frères évêques. Votre réponse positive à notre invitation et votre présence ici aujourd'hui à Québec sont pour nous un témoignage d'affection très apprécié. E presidente della conferenza dei vescovi cattolici del Canada. Canada s'inscrit dans le contexte d'une réconciliation. Santo Padre, con grande gioia e profonda riconoscenza saluto la sua presenza in Canada a nome di tutti i miei fratelli vescovi. La sua risposta positiva al nostro invito e la sua presenza qui oggi a Quebec sono per noi una testimonianza di affetto molto apprezzata. Questa visitazione per la Chiesa Cattolica in Canada si inserisce nel contesto di una riconciliazione con le nostre sorelle e i nostri fratelli indigeni. Già alcuni di noi hanno incontrato Vostra Santità a Roma con la delegazione delle First Nations, dei Métis e dei Inuit. Venute a farle visita presto la sede di San Pietro. A sua volta il suo viaggio qui amplia questo cammino di riconciliazione a misura che tutti gli abitanti del nostro paese. La sua sola presenza è già promessa di alleanza, impegno a camminare insieme per abitare fraternamente una terra comune. La sua venuta tra noi è un sostegno ai vostri fratelli vescovi e ai loro collaboratori e collaboratrici nella forza e negli sforzi sostenuti per l'evangelizzazione e per la riconciliazione. Nel racconto evangelico, se Elisabetta riconosce in Maria che la visita alla madre del suo Signore, noi riconosciamo, nel vederla, Santo Padre, la misericordia del Signore che ci offre a noi. Sappiamo bene che la sua presenza è sinonimo di grande sforzo fisico e personale per lei. Sappiamo anche quanto gli incontri vissuti sono per noi espressione di uno sforzo reciproco da sostenere per camminare insieme e aprire nuovi orizzonti con le nostre comunità. Possa il cantico di rendimento di grazie di Maria, pronunciato davanti a sua cugina Elisabetta, trovare un eco attuale nei momenti da noi passati con lei, sul suolo di tutte queste nazioni di cui siamo pastori. Se Maria dice, ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, con lei anche noi, aggiungiamo, grandi cose ha fatto in noi l'Onnipotente, Santo è il suo nome. Queste le parole del presidente della conferenza episcopale cattolica. Il breve saluto del presidente della conferenza episcopale canadese, Monsignor Raymond Poisson. Deo signor me non intende. O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Il Padre introduce la preghiera dei Vespri. Ascoltiamo insieme l'inno di questi Vespri che sono propri del comune dei pastori. Thank you.
Piccola Cantorum, stanno eseguendo l'inno Scendi o amore divino. Cerca questa mia anima e visitala con il tuo ardore ardente. O consolatore, avvicinati, appari nel mio cuore e accendilo. Domando la tua santa fiamma. Oh, lascia che bruci liberamente finché le passioni terrene non si trasformino in polvere e cenere nel suo consumo di calore, e fa che la tua luce gloriosa risplenda sempre alla mia vista e mi avvolga mentre il mio sentiero illumina. Sia la santa carità la mia veste esteriore e l'umiltà diventi la mia veste interiore, vera umiltà di cuore che prende la parte più umile e sulle sue stesse mancanze piange con disgusto. Viene cantato il Salmo 14. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Just man will never wait.
volta del Salmo 111. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere. Saldo il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria. Il malvagio vede e va in collera, digrigna i denti e si consuma. Ma il desiderio dei malvagi va in rovina. La terza antifona introduce il cantico. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ci sarà un solo gregge, un solo pastore. Il cantico è tratto dall'Apocalisse. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio Onnipotente. Giuste e vere le tue vie, o Re delle genti. O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi si sono manifestati. Anche la dossologia, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio che era e che viene, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ancora l'antifona. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ci sarà un solo gregge, un solo pastore. Je m'adresse à tous ceux qui exercent parmi vous la fonction d'ancien. La lettura breve è tratta dalla prima lettera di San Pietro. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria, che non appassisce. Ora il Santo Padre pronuncia
l'omelia. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes y diáconos, cari fratelli vescovi, cari sacerdoti e diaconi, consacrati e seminaristi, operatori pastorali, buonasera. Ringrazio Monsignor Poisson per le parole di benvenuto che mi ha rivolto e saluto tutti voi, specialmente quanti hanno dovuto affrontare un bel po' di strada per arrivare. Le distanze nel vostro paese sono davvero grandi e quindi grazie, sono contento di incontrarvi. Cher frères évêques, cher prêtre diacre, consacré e seminariste, agent pastoral, bon après-midi. Je remercie Monseigneur Poisson pour ses paroles de bienvenue à mon égard et je vous salue tous, en particulier ceux et celles qui ont dû parcourir un long chemin pour venir ici. Les distances dans votre pays sont vraiment grandes. Merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Es significativo que nos encontremos en la Basílica de Notre-Dame de Québec, catedral de esta iglesia particular, sede primada del Canadá, cuyo primer obispo, San François de Laval, abrió el seminario en 1663 y durante todo su ministerio se dedicó a la formación de sacerdotes. È significativo che ci troviamo nella Basilica di Notre-Dame de Québec, cattedrale di questa chiesa particolare, sede primaziale del Canada, il cui primo vescovo, Saint-François de Laval, aprì il seminario del 1663 e per tutto il suo ministero si occupò della formazione dei preti, degli anziani, cioè dei presbiteri. Ci ha parlato la lettura breve che abbiamo ascoltato. San Pietro ci ha esortati: facete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri. Mentre siamo qui radunati come popolo di Dio, ricordiamoci che è Gesù, il pastore della nostra vita, che si prende cura di noi perché ci ama davvero. A noi, pastori della Chiesa, è chiesta questa stessa generosità nel pascere il gregge, perché possa manifestarsi la sollecitudine di Gesù per tutti e la sua compassione per le ferite di ciascuno. E lo siège primatial du Canada, dont le premier évêque, Saint François de Laval, a ouvert le séminaire en 1663, il s'est dédié tout au long de son ministère à la formation des prêtres. La brève lecture que nous avons entendue nous a parlé des anciens, c'est-à-dire des presbytres. Saint-Pierre nous a exhortés, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Alors que nous sommes réunis ici en tant que peuple de Dieu, rappelons-nous que c'est Jésus, le berger de nos vies, qui prend soin de nous parce qu'il nous aime vraiment. Il nous est demandé, à nous les pasteurs de l'Église, cette même générosité dans la conduite du troupeau, afin que se manifeste la sollicitude de Jésus pour tous et sa compassion pour les blessures de chacun. Y precisamente porque somos signos de Cristo, el apóstol Pedro nos exhorta a paciente en el rebaño, guíenlo, no dejen que se pierda mientras proprio perché siamo segno di Cristo, l'apostolo Pietro ci esorta: pascete il gregge, guidatelo, non lasciate che si smarrisca mentre vi occupate dei vostri affari. Prendetevene cura con dedizione e tenerezza. E aggiunge: fatelo volentieri, non per forza, non come un dovere, non come stipendiati religiosi o funzionari del sacro, ma con cuore di pastore, con entusiasmo.
Se noi guardiamo a Lui, buon pastore, prima che a noi stessi, scopriamo di essere custoditi con tenerezza, sentiamo la vicinanza di Dio. Da qui nasce la gioia del ministero e prima ancora la gioia della fede, non dal vedere ciò che noi siamo capaci di fare, ma dal sapere che Dio è vicino, che ci ha amati per primo e ci accompagna ogni giorno. L'Apostolo Peter urge a tend the flock, to guide it, to not to let it go astray while busy about our own affairs. Care for it with devotion and tender love. Questo brano dell'omelia del Papa viene tradotto invece in lingua inglese. Not as professional religious personnel, sacred officials, but zealously and with the heart of a shepherd. If we look to Christ, the good shepherd, before looking to ourselves, we will discover that we ourselves are tended with merciful love. We feel the closeness of God. This is the source of the joy of ministry and above all, the joy of faith. It is not about all the things that we can accomplish, but about knowing that God is ever close to us, that He loved us first, and that He accompanies us every day of our lives. Esta, hermanos y hermanas, è nostra allegria. Non è un'allegria facile. Questa, fratelli e sorelle, è la nostra gioia. Non una gioia a buon mercato, quella che a volte il mondo ci propone illudendoci con dei fuochi d'artificio. Non è legata a ricchezze e a sicurezze, nemmeno alla persuasione che nella vita ci andrà sempre bene, senza croci e problemi. La gioia cristiana, piuttosto, è unita a un'esperienza di pace che rimane nel cuore anche quando siamo bersagliati da prove e afflizioni, perché sappiamo di non essere soli, ma accompagnati da un Dio che non è indifferente alla nostra sorte. Come quando il mare è agitato, in superficie è in tempesta, ma in profondità rimane calmo e pacifico. Ecco la gioia cristiana, un dono gratuito, la certezza di saperci amati, sorretti e abbracciati da Cristo in ogni situazione della vita. È Lui che ci libera dall'egoismo e dal peccato, dalla tristezza della solitudine, dal vuoto interiore e dalla paura, dandoci uno sguardo nuovo sulla vita e sulla storia. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Pas une joie bon marché comme celle que le monde nous propose parfois en nous faisant miroiter des feux d'artifice. Elle n'est pas liée aux richesses, aux sécurités, encore moins à la persuasion que tout se passera toujours bien dans notre vie, sans croix ni problème. Au contraire, la joie chrétienne est unie à une expérience de paix qui demeure dans nos cœurs, même lorsque nous sommes assaillis par les épreuves et les afflictions. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un Dieu qui n'est pas indifférent à notre sort. Comme lorsque la mer est agitée, en surface, elle est houleuse, mais dans les profondeurs, elle reste calme et paisible. C'est la joie chrétienne, un don gratuit, la certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par le Christ dans toutes les situations de la vie. C'est Lui qui nous libère de l'égoïsme et du péché, de la tristesse, de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en nous donnant un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l'histoire. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Entonces sí, podemos preguntarnos, ¿cómo va nuestra alegría? E allora possiamo domandarci,
Come va la nostra gioia? La mia allegria. Nostra iglesia espressa la nostra chiesa esprime la gioia del Vangelo. Hay una fe que atrae por la Nelle nostre comunità comunica, c'è una fede che attira per la gioia che comunica. Se vogliamo affrontare alla radice questi interrogativi, non possiamo fare a meno di riflettere su ciò che nella realtà del nostro tempo minaccia la gioia della fede e rischia di oscurarla, mettendo seriamente in crisi l'esperienza cristiana. Viene subito da pensare alla secolarizzazione che da tempo ha ormai trasformato lo stile di vita delle donne e degli uomini di oggi, lasciando Dio quasi sullo sfondo. Sembra quasi scomparso dall'orizzonte, la sua parola non pare più una bussola di orientamento per la vita, per le scelte fondamentali, per le relazioni umane e sociali. Dobbiamo però fare subito una precisazione. Quando osserviamo la cultura in cui siamo immersi, i suoi linguaggi, i suoi simboli, occorre stare attenti a non restare prigionieri del pessimismo e del risentimento, lasciandoci andare a giudizi negativi o a inutili nostalgie. Ci sono infatti due sguardi possibili nei confronti del mondo in cui viviamo. Uno lo chiamerei sguardo negativo, l'altro sguardo che discerne. Comment se porte notre joie? Comment se porte ma joie? Notre Église exprime-t-elle la joie de l'Évangile? Y a-t-il dans nos communautés une foi qui attire en raison de la joie qu'elle communique? Si l'on veut s'attaquer à ces questions à la racine, on ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qui, dans la réalité de notre temps, menace la joie de la foi et risque de l'obscurcir, mettant sérieusement en crise l'expérience chrétienne. On pense immédiatement à la sécularisation qui a depuis longtemps transformé le mode de vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui, laissant Dieu presque au second plan. Il semble avoir disparu de l'horizon. Sa parole ne semble plus être une boussole d'orientation pour la vie, pour les choix fondamentaux, pour les relations humaines et sociales. Nous devons toutefois apporter immédiatement une précision. Lorsque nous observons la culture dans laquelle nous sommes immergés, ses langages et ses symboles, nous devons veiller à ne pas rester prisonniers du pessimisme, à ne pas rester prisonniers de l'amertume, en nous laissant aller à des jugements négatifs ou à des nostalgies inutiles. Il existe en fait deux regards possibles sur le monde dans lequel nous vivons. L'un que j'appellerais le regard négatif, l'autre le regard de discernement. La première, la mirada negativa. Il primo, lo sguardo negativo, nasce spesso da una fede che, sentendosi attaccata, si concepisce come una specie di armatura per difendersi dal mondo. Con amarezza accusa la realtà dicendo: il mondo è cattivo, regna il peccato, e rischia così di rivestirsi di uno spirito da crociata. Perché non è cristiano. Stiamo attenti a questo, dice il Pontefice, perché non è cristiano. Non è infatti il modo di fare di Dio, il quale, ci ricorda il Vangelo, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Il Signore, che detesta la modernità, ha uno sguardo buono sul mondo. Egli benedice la nostra vita, dice bene di noi e della nostra realtà. Si incarna nelle situazioni della storia non per condannare, ma per far germogliare il seme del regno proprio là dove sembrano trionfare le tenebre.
Se ci fermiamo a uno sguardo negativo, finiremo per negare l'incarnazione, perché fuggiremo la realtà anziché incarnarci in essa. Ci chiuderemo in noi stessi, piangeremo sulle nostre perdite, ci lamenteremo continuamente e cadremo nella tristezza e nel pessimismo, che non vengono mai da Dio. Siamo chiamati invece ad avere uno sguardo simile a quello di Dio, che sa distinguere il bene ed è ostinato nel cercarlo, nel vederlo e nell'alimentarlo. Non è uno sguardo ingenuo, ma uno sguardo che discerne la realtà. Pour se défendre du monde. Elle accuse amèrement la réalité en disant « Le monde est mauvais, le péché règne » et court ainsi le risque de se revêtir d'un esprit de croisade. Soyons attentifs à cela, car ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas non plus la façon de faire de Dieu qui, nous rappelle l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. The Lord, who detests worldliness, has a positive view of the world. He blesses our life, speaks well of us in our situation, and makes himself incarnate in historical situations, not to condemn, but to give growth to the seed of the kingdom in those places where darkness seems to triumph. If we are limited to a negative view, we will end up denying the incarnation. We will flee from reality rather than making it incarnate in us. We will close in on ourselves, lament our losses, constantly complain, and fall into gloom and pessimism. Gloom and pessimism, which never come from God. We are called instead to have a view similar to that of God, who discerns what is good and persistently seeks it, sees it, and nurtures it. This is no naive view, but a view that discerns reality. Para afinar nuestro discernimiento sobre el mundo secularizado, dejémonos inspirar. Per affinare il nostro discernimento sul mondo secolarizzato, lasciamoci ispirare da quanto scrisse San Paolo VI. Per lui la secolarizzazione è lo sforzo in sé giusto e legittimo, per nulla incompatibile con la fede o con la religione. Di scoprire le leggi della realtà e della stessa vita umana poste dal Creatore. In un mondo governato per leggi religiose. Infatti Dio non ci vuole schiavi, ma figli. Non vuole decidere al posto nostro né opprimerci con un potere sacrale in un mondo governato da leggi religiose. No, Egli ci ha creati liberi e ci chiede di essere persone adulte e responsabili nella vita e nella società. Altra cosa, distingueva Paolo VI, è il secolarismo, una concezione di vita che separa totalmente dal legame con il Creatore, cosicché Dio diventa superfluo e ingombrante, si generano nuove forme di ateismo, subdole e svariate. La civiltà dei consumi, l'edonismo elevato a valore supremo, la volontà di potere e di dominio, discriminazioni di ogni tipo. Noi come Chiesa, soprattutto come pastori del popolo di Dio, come consacrati, come consacrate, come operatori pastorali, a noi tocca saper fare queste distinzioni, discernere.
Se cediamo allo sguardo negativo e giudichiamo in modo superficiale, rischiamo di far passare un messaggio sbagliato, come se dietro alla critica sulla secolarizzazione ci fosse da parte nostra la nostalgia di un mondo sacralizzato, di una società di altri tempi, nella quale la Chiesa e i suoi ministri avevano più potere e più rilevanza sociale. Questa è una prospettiva sbagliata. Inspirons-nous de ce qu'écrit Saint Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, qui est encore actuel pour aujourd'hui. Pour lui, la sécularisation est l'effort en lui-même juste et légitime, nullement incompatible avec la foi ou la religion, pour découvrir les lois de la réalité et de la vie humaine établies par le Créateur. En effet, Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves, mais des enfants. Il ne veut pas décider à notre place, ni nous opprimer avec un pouvoir sacré dans un monde régi par des lois religieuses. Non, il nous a créés libres. Il nous demande d'être des personnes adultes et responsables dans la vie et dans la société. Une autre chose distinguait Saint Paul VI est le sécularisme, une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que Dieu devient superflu et encombrant, et que naissent des formes nouvelles d'athéisme, sournoises et variées. Une civilisation de consommation, l'hédonisme érigeant valeur suprême, une volonté de puissance et de domination, des discriminations de toutes sortes. Ici, en tant qu'Église, surtout en tant que pasteur du peuple de Dieu, comme personne consacrée, diacre, séminariste et en tant qu'agente pastorale, il nous revient d'être capable de faire ces distinctions, de discerner. Si nous cédons à un regard négatif et jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait de notre part la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d'importance sociale. C'est un point de vue erroné. En cambio, como advierte un gran estudioso de estos temas, el problema de la secularización para nosotros cristianos. Invece, come nota un grande studioso di questi temi, il problema della secolarizzazione per noi cristiani non deve essere la minore rilevanza sociale della Chiesa o la perdita di ricchezze materiali e privilegi. Piuttosto, essa ci chiede di riflettere sui cambiamenti della società che hanno influito sul modo in cui le persone pensano e organizzano la vita. Se ci soffermiamo su questo aspetto, ci accorgiamo che non è la fede ad essere in crisi, ma certe forme e modi attraverso cui la annunciamo. E perciò la secolarizzazione è una sfida per la nostra immaginazione pastorale, è l'occasione per la ricomposizione della vita spirituale in nuove forme e per nuovi modi di esistere. Mentre la mirada che discerne, così lo sguardo che discerne, mentre ci fa vedere le difficoltà che abbiamo nel trasmettere la gioia della fede, ci stimola a ritrovare una nuova passione per l'evangelizzazione, a cercare nuovi linguaggi, a cambiare alcune priorità pastorali, ad andare all'essenziale. Le problème de la sécularisation pour nous chrétiens ne devrait pas être la diminution de l'importance sociale de l'Église ou la perte de richesses matérielles et de privilèges. Il nous demande plutôt de réfléchir aux changements dans la société qui ont influencé la façon dont les gens pensent et organisent la vie. Si nous nous attardons sur ce point,
nous nous rendons compte que ce n'est pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons. Et donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale. C'est une opportunité pour la recomposition de la vie spirituelle en de nouvelles formes et de nouvelles façons d'exister. Ainsi, le regard qui discerne, tout en nous faisant voir les difficultés que nous avons à transmettre la joie de la foi, nous stimule à retrouver une nouvelle passion pour l'évangélisation, à chercher de nouveaux langages, à changer certaines priorités pastorales, aller à l'essentiel. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos anunciar el Evangelio para dar los cari fratelli e sorelle, c'è bisogno di annunciare il Vangelo per donare agli uomini e alle donne di oggi la gioia della fede. Ma questo annuncio non si dà anzitutto a parole, bensì attraverso una testimonianza traboccante di amore gratuito, come fa Dio con noi. È un annuncio che chiede di incarnarsi in uno stile di vita personale ed ecclesiale che possa far riaccendere il desiderio del Signore, infondere speranza, trasmettere fiducia e credibilità. E su questo mi permetto, in spirito fraterno, di proporvi tre sfide che potrete portare avanti nella preghiera e nel servizio pastorale. Per dare aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la joie de la foi. Ma cette annonce ne se fait pas d'abord par des mots, mais par un témoignage débordant d'amour gratuit, comme Dieu le fait avec nous. C'est une annonce qui demande à être incarnée dans un style de vie personnel ecclésial, capable de raviver le désir du Seigneur, d'insuffler l'espérance, de transmettre la confiance et la crédibilité. Et à ce propos, je me permets, dans un esprit fraternel, de vous proposer trois défis que vous pourrez poursuivre dans la prière et le service pastoral. Le premier de los desafíos, dar a conocer a Jesús. La prima sfida, far conoscere Gesù. Nei deserti spirituali del nostro tempo, generati dal secolarismo e dall'indifferenza, è necessario ritornare al primo annuncio. Non possiamo presumere di comunicare la gioia della fede presentando aspetti secondari a chi non ha ancora abbracciato il Signore nella vita, oppure soltanto ripetendo alcune pratiche o replicando le forme pastorali del passato. Occorre trovare vie nuove per annunciare il cuore del Vangelo a quanti non hanno ancora incontrato Cristo. Ciò presuppone una creatività pastorale per raggiungere le persone là dove vivono, trovando occasioni di ascolto, di dialogo, di incontro. Occorre ritornare all'essenzialità e all'entusiasmo degli Atti degli Apostoli, alla bellezza di sentirci strumenti della fecondità dello Spirito oggi. È la cita di Gesù resuscitato che vada a Galilea. Che vadano in Galilea come gli Apostoli per annunciare Gesù risuscitato. Volver a Galilea. Y cada uno de nosotros andare in Galilea, tiene tornare in Galilea. Galilea, ognuno ha la propria Galilea, queste parole. Recuperare questa memoria. Abbraccio, recuperare questa memoria, dice il Pontefice. Le premier défi, faire connaître Jésus. Dans les déserts spirituels de notre temps, générés par le sécularisme et l'indifférence, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Je le répète, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Nous ne pouvons pas prétendre communiquer la joie de la foi
en présentant des aspects secondaires à ceux qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur dans leur vie, ou en répétant seulement certaines pratiques, ou en reproduisant des formes pastorales du passé. Il est essentiel de trouver de nouvelles voies pour annoncer le cœur de l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Cela suppose une créativité pastorale pour rejoindre les gens là où ils vivent, sans attendre qu'ils viennent à nous, là où ils vivent, en trouvant des occasions d'écoute, de dialogue et de rencontre. Il faut revenir au caractère essentiel et à l'enthousiasme des actes des apôtres, à la beauté de nous sentir aujourd'hui des instruments de la fécondité de l'Esprit. Il est nécessaire de revenir en Galilée. C'est le rendez-vous de Jésus ressuscité. Permettez-moi de le redire. Revenir en Galilée, c'est recommencer après l'échec. Chacun a sa Galilée, celle de la première rencontre. Revenir en Galilée, c'est cela. Pero para anunciar el Evangelio, también es necesario ser creíbles. Y este es el segundo desafío, el testimonio. Per annunciare il Vangelo però bisogna anche essere credibili. Ecco la seconda sfida, la testimonianza. Il Vangelo si annuncia in modo efficace quando è la vita a parlare, a rivelare quella libertà che fa liberi gli altri, quella compassione che non chiede nulla in cambio, quella misericordia che senza parole parla di Cristo. La Chiesa in Canada ha iniziato un percorso nuovo dopo essere stata ferita e sconvolta dal male perpetrato da alcuni suoi figli. Penso in particolare agli abusi sessuali commessi contro minori e persone vulnerabili, scandali che richiedono azioni forti e una lotta irreversibile. Io vorrei insieme a voi chiedere ancora perdono a tutte le vittime. Il dolore e la vergogna che sperimentiamo. Il dolore e la vergogna che proviamo deve diventare occasione di conversione, mai più. E pensando al cammino di guarigione e di riconciliazione con i fratelli e le sorelle indigeni, mai più la comunità cristiana si lasci contaminare dall'idea che esista una superiorità di una cultura rispetto ad altre e che sia legittimo usare mezzi di coercizione nei riguardi degli altri. Recuperiamo l'ardore del vostro primo vescovo, San Francesco di Laval, che si scagliò contro tutti coloro che degradavano gli indigeni, inducendoli a consumare bevande per truffarli. Non permettiamo che alcuna ideologia alieni e confonda gli stili e le forme di vita dei nostri popoli per cercare di piegarli e di dominarli. Mais pour annoncer l'Évangile, il faut être crédible. Voici le second défi, le témoignage. L'Évangile est annoncé de manière efficace lorsque c'est la vie qui parle, lorsqu'elle révèle cette liberté qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en retour, cette miséricorde qui parle du Christ sans parole. L'Église au Canada a commencé un nouveau parcours après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables, des crimes qui appellent des actions fortes et un combat irréversible. Je voudrais avec vous demander à nouveau pardon à toutes les victimes.
La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion. Plus jamais. Et en pensant au parcours de guérison et de réconciliation avec nos frères et sœurs autochtones, que la communauté chrétienne ne se laisse plus jamais contaminer par l'idée qu'il existe une supériorité d'une culture par rapport à une autre et qu'il soit légitime d'utiliser des moyens de coercition contre les autres. Retrouvons l'ardeur de votre premier évêque, Saint François de Laval, qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les Autochtones en les incitant à consommer des boissons pour les arnaquer. Ne permettons à aucune idéologie d'aliéner et de confondre les styles et les modes de vie de nos peuples pour tenter de les soumettre et de les dominer. Que les nouveaux progrès de l'humanité puissent être assimilés par une identité culturelle avec la clé de leur culture. Pero para acabar con esta cultura de la exclusión es necesario que empecemos nosotros. Ma per sconfiggere questa cultura dell'esclusione occorre che iniziamo noi, i pastori, che non si sentano superiori ai fratelli e alle sorelle del popolo di Dio. Que los consagrados vivan la fraternidad y la libertad de la obediencia en comunidad. Que i consacrati e le consacrate vivano la loro vocazione nell'obbedienza nella comunità. Che gli operatori pastorali non intendano il loro servizio come potere. Ustedes son los protagonistas. Si inizia da qui. Voi siete protagonisti e costruttori di una Chiesa diversa, umile, mite, misericordiosa, una Chiesa che accompagna i processi, che lavora decisamente e serenamente all'inculturazione, che valorizza ognuno e ogni diversità culturale e religiosa. Ma per finire con questa cultura dell'esclusione, il faut commencer par nous. Les pasteurs qu'ils ne se sentent pas supérieurs à leurs frères et sœurs du peuple de Dieu. Que les personnes consacrées vivent la fraternité et la liberté de l'obéissance en communauté. Les séminaristes, qu'ils se préparent à devenir des serviteurs dociles et disponibles. Que les agents pastoraux ne comprennent pas leur service comme un pouvoir. Cela commence ici. Vous êtes les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente, humble, douce, miséricordieuse, qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l'inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse. Offrons ce témoignage. Por último, el tercer desafío, la fraternidad. Primero, dar a conocer a Jesús. Infine, la terza sfida, la fraternità. La Chiesa sarà credibile, testimone del Vangelo, quanto più i suoi membri vivranno la comunione, creando occasioni e spazi perché chiunque si avvicini alla fede trovi una comunità ospitale, che sa ascoltare ed entrare in dialogo, che promuove una qualità buona delle relazioni. Così diceva il vostro santo vescovo ai missionari. Spesso una parola amara, un'impazienza, un volto che respinge, distruggeranno in un momento ciò che è stato costruito in molto tempo. La fraternità. Le premier défi, faire connaître Jésus. Le deuxième, le témoignage. Le troisième, la fraternité. L'Église sera un témoin crédible de l'Évangile dans la mesure où ses membres vivront la communion en créant des occasions et des espaces pour que quiconque s'approche de la foi
trouve une communauté accueillante qui sait écouter et dialoguer, qui favorise une bonne qualité des relations. Votre Saint-Évêque disait ainsi aux missionnaires, « Souvent, une parole amère, une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de temps. » Se trata de vivir una comunidad cristiana que se convierte de este modo en escuela de humanidad. Si tratta di vivere una comunità cristiana che così diventa scuola di umanità, dove si impara a volersi bene come fratelli e sorelle, disposti a lavorare insieme per il bene comune. Al cuore dell'annuncio evangelico, infatti, c'è l'amore di Dio che trasforma e rende capaci di comunione con tutti e di servizio verso tutti. Un teologo di questa terra ha scritto: l'amore che Dio ci dona trabocca in amore. È un amore che spinge il buon samaritano a fermarsi e a prendersi cura del viandante assalito dai ladri. È un amore che non ha frontiere, che cerca il regno di Dio. E questo regno è universale. La Chiesa è chiamata a incarnare questo amore senza frontiere per costruire il sogno che Dio ha per l'umanità, essere fratelli tutti. Chiediamoci, come va la fraternità tra di noi? I vescovi tra loro e con i preti tra loro e con il popolo di Dio. Siamo fratelli o concorrenti divisi in partiti? E come sono le nostre relazioni con chi non è dei nostri, con chi non crede, con chi ha tradizioni e usi diversi? Questa è la via, promuovere le relazioni di fraternità con tutti, con i fratelli e le sorelle indigeni, con ogni sorella e fratello che incontriamo, perché nel volto di ognuno si riflette la presenza di Dio. Un'école d'humanité où l'on apprend à s'aimer comme frères et sœurs, prêts à travailler ensemble pour le bien commun. Au cœur de l'annonce évangélique, en effet, se trouve l'amour de Dieu qui transforme et nous rend capables de communier avec tous et de servir tous et toutes. Un théologien de cette terre a écrit, et je cite, « L'amour que Dieu nous accorde déborde d'amour. C'est un amour qui pousse le bon samaritain à s'arrêter et à prendre soin du voyageur agressé par des voleurs. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui cherche le royaume de Dieu, et ce royaume est universel. » Fin de la citation. L'Église est appelée à incarner cet amour sans frontières, à construire le rêve que Dieu a pour l'humanité. Que nous soyons tous frères. Demandons-nous, comment va la fraternité entre nous, les évêques entre eux et les évêques avec les prêtres entre eux et avec le peuple de Dieu? Sommes-nous des frères ou des concurrents divisés en parties? Et comment sont nos relations avec ceux qui ne sont pas des nôtres, avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des traditions et des communes différentes? Voilà le chemin, promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que le visage de chacun se reflète la présence de Dieu. Estos son, queridos hermanos y hermanas, solamente algunos desafíos. No olvidemos. Queste sono soltanto alcune sfide. Non dimentichiamo che possiamo portarle avanti solo con la forza dello Spirito, che sempre dobbiamo invocare nella preghiera.
Non lasciamo invece entrare in noi lo spirito del secolarismo, pensando di poter creare progetti che funzionano da soli o con le sole forze umane, senza Dio. E per favore, non ci inserremo nel retrocesso. E mi raccomando, non chiudiamoci nell'indietrismo, ma andiamo avanti con gioia. Mettiamo in pratica queste parole che rivolgiamo a San Francesco de Laval. Sei stato l'uomo della condivisione, visitando i malati, vestendo i poveri, lottando per la dignità delle popolazioni originarie, sostenendo i missionari sfiniti, sempre pronto a tendere la mano a chi stava peggio di te. Quante volte i tuoi progetti sono stati abbattuti? Ogni volta tu li hai rimessi in piedi. Avevi capito che l'opera di Dio non è di pietra e che in questa terra di scoraggiamento c'era bisogno di un costruttore di speranza. Vi ringrazio per tutto quello che fate e vi benedico di cuore. Per favore, continuate a pregare per me. That we can only meet them with the strength of the Spirit, whom we must always invoke in prayer. Let us not allow the spirit of secularism to enter our midst, thinking that we can create plans that work automatically and by human effort alone, apart from God, in the idolatry of projects. And please, let us not close ourselves off by looking back. Let us press forward with joy. Mettons en pratique ces paroles que nous adressons à Saint François de Laval. Tu as été l'homme du partage, visitant les malades, habillant les pauvres, luttant pour la dignité des peuples autochtones, soutenant les missionnaires épuisés, toujours prêt à tendre la main à ceux qui étaient plus mal en point que toi. Combien de fois tes projets ont été anéantis? Chaque fois, tu les as remis sur pied. Tu avais compris que l'œuvre de Dieu n'est pas de pierre et qu'en cette terre de découragement, il fallait un bâtisseur d'espérance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vous bénis du fond du cœur. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi. L'applauso conclude questa omelia di Papa Francesco. Le parole sono state apprezzate dai presenti. Ricordiamo che ci sono vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e operatori pastorali. Francesco ha proposto tre sfide per la Chiesa che è in Canada, in particolare la Chiesa di Quebec, e ha citato anche la testimonianza del primo vescovo del Canada, l'avete sentito, François de Montmorency Laval. Fu il primo vescovo del Canada, prima come vicario apostolico della Nuova Francia, poi come vescovo di Quebec. D'origine francese.
Qualche istante di silenzio per la riflessione personale. Le parole del Papa hanno fatto breccia in questa porzione di chiesa del Canada, il Quebec. Parole forti anche quelle di Papa Francesco, ritornato anche sul tema della riconciliazione, della richiesta di perdono ai popoli nativi americani. Ha ricordato gli abusi sessuali commessi contro minori e persone vulnerabili. Scandali, ha detto, che richiedono azioni forti e una lotta irreversibili. Si torna alla liturgia del Vespro con il responsorio breve. Abbiate cura di voi stessi e di tutto il gregge. Beato il servo vigile, entrerà nella gioia del suo maestro. Guidate la Chiesa di Dio, acquistata con il sangue del proprio Figlio. Beato il servo vigile, entrerà nella gioia del suo maestro. Viene cantata l'antifona al Magnificat in lingua inglese. Questo è l'amministratore fedele e saggio. Il Signore gli ha affidato la cura della sua casa per distribuire a tempo debito la razione di cibo. Il cantico della Beata Vergine viene eseguito in lingua latina. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene ripetuta l'antifona. Questo è l'amministratore fedele e saggio. Il Signore gli ha affidato la cura della sua casa per distribuire a tempo debito la razione di cibo. Il Papa introduce le intercessioni di preghiera. Lodiamo Cristo, sommo sacerdote, scelto tra gli uomini per intercedere in nostro favore, e preghiamo. Te rogamo, Saudinos, ti preghiamo, ascoltaci. Tu che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere dei pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. Intercessioni in lingua francese e in lingua inglese. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple. Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa. Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. Toi qui donne la vie au troupeau
par la main de tu ses pasteurs, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano. Fai che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. Et nunc, mandatum Domini ex sequentes, dicamus, Pater noster, Seigneur Dieu, tu as envoyé le Saint-Évêque François de Laval pour atteindre le règne du Christ au Canada. Orazione conclusiva. Signore Dio, hai mandato il Santo Vescovo François de Laval per estendere il Regno di Cristo in Canada. Concedici, per sua intercessione, di compiere l'opera missionaria a cui siamo chiamati come discepoli del tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. I riti di conclusione. Sì, benedictum. Ex opus et in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Privilegi in caelum et terra. Il Signore sia con voi, l'Assemblea ha risposto, e con il tuo Spirito, ora la benedizione del Santo Padre. Bénissons le Seigneur. Benediciamo il Signore, ha invitato il diacono e l'assemblea ha risposto con il Deo gratias. Rendiamo grazie a Dio. Ci avviamo alla conclusione di questa preghiera del Vespro con una preghiera silenziosa davanti alla tomba di San Francesco de Laval. Il cardinale Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Quebec, accompagna ora il pontefice davanti alla tomba di San Francesco de Laval per recitare una preghiera silenziosa, e vengono anche esposte le reliquie di alcuni santi canadesi. A Quebec sono le 18:25. Ora appunto del Vespro. Ecco, vediamo il Santo Padre che viene accompagnato sulla sedia a rotelle
come siamo abituati a vederlo da qualche tempo. Riceve l'omaggio dei vescovi e l'applauso. Ricordiamo che alla preghiera del Vespro hanno partecipato i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali. Ci troviamo nella cattedrale di Notre Dame. Edificata nel 1647, dove adesso sorge la cattedrale di Notre Dame de Québec, e si chiamava in origine Notre Dame de la Paix, Nostra Signora della Pace, e ha assunto il titolo di cattedrale nel 1674 in seguito alla nomina di San Francesco de Laval a primo vescovo della nuova diocesi della città di Quebec. La cattedrale, come dicevamo prima, ospita anche la tomba di San Francesco de Laval, un grande reliquiario di santi e beati del Canada, ed è adornata da una porta santa che è stata installata in occasione del 350° anniversario della sua elevazione a parrocchia nel 2014. E una curiosità: San Giovanni Paolo II nel 1984 iniziò la sua visita pastorale in Canada proprio con un momento di preghiera all'interno di questa cattedrale di Nostra Signora di Quebec, Notre Dame de Quebec. Il primo vescovo, Saint-François de Laval, aprì il seminario nel 1663 e per tutto il suo ministero si occupò della formazione dei preti. Francesco ha invitato il clero del Quebec a recuperare proprio l'ardore di questo primo vescovo, San Francesco de Laval, che si scagliò contro quanti degradavano gli indigeni per indurli
a consumare bevande per truffarli. E il Papa è ancora tornato a porre l'attenzione, a richiamare l'attenzione sulla importanza, sulla ricchezza di delle altre culture, delle culture che sono al di fuori della, di quella dominante, e ha rivolto delle parole di preghiera a San Francesco de Laval, che fu l'uomo della condivisione, che offrì la sua vita per visitare i malati, per vestire i poveri, per lottare sempre per la dignità delle popolazioni indigene, delle popolazioni native, e seppe sostenere i missionari sfiniti dalla loro opera di evangelizzazione. Era sempre pronto a tendere la mano a chi stava peggio di lui. E anche se i suoi progetti furono spesso ostacolati, abbattuti, e San Francesco de Laval seppe rimetterli in piedi. Grazie all'aiuto di Dio, grazie alla speranza, aveva capito che l'opera di Dio non è di pietra, che in una terra di scoraggiamento c'è bisogno di un costruttore di speranza. Ricordiamo i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici che domani continueremo ancora a seguire il viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada, in particolare domani a partire dalle 15:55 all'interno dello speciale del diario di Papa Francesco all'Arcivescovado di Quebec potremo seguire l'incontro con una delegazione di indigeni presenti in Quebec. Francesco si ferma, si intrattiene a salutare i vescovi che si sono riuniti per partecipare alla preghiera dei Vespri, e nelle sue parole, nella sua omelia ha voluto offrire delle indicazioni al clero, a questa porzione di chiesa del Canada, e ha ricordato il tempo di secolarizzazione e ha invitato a non scoraggiarsi, anzi a mettere in atto tre sfide. La prima, quella di far conoscere Gesù, proprio il nostro tempo che spesso è caratterizzato dal secolarismo, dall'indifferenza, è necessario ritornare al primo annuncio, e ha sottolineato l'importanza di comunicare la gioia della fede. E per l'annuncio il Papa ha sottolineato la necessità di trovare vie nuove, di avere una creatività pastorale per raggiungere le persone là dove vivono, trovando occasioni di ascolto, di dialogo e di incontro. Bisogna tornare alla essenzialità e all'entusiasmo degli Atti degli Apostoli, alla bellezza di sentirci strumenti della fecondità dello Spirito. Però, ha detto Francesco, per annunciare il Vangelo bisogna anche essere credibili. Ecco dunque la seconda sfida, la testimonianza. E ha parlato della Chiesa in Canada che ha iniziato un percorso nuovo,
una Chiesa che è stata ferita, sconvolta dal male perpetrato da alcuni suoi figli, e ha chiesto ancora perdono a tutte le vittime di abusi sessuali commessi contro minori, contro persone vulnerabili. Il dolore e la vergogna che proviamo deve diventare occasione di conversione, ha detto Francesco. Mai più la comunità cristiana si lasci contaminare dall'idea che esista una superiorità di una cultura rispetto ad altre, che sia legittimo usare mezzi di coercizione nei riguardi degli altri. Ha riproposto il cammino di guarigione e di riconciliazione con i fratelli e le sorelle indigeni. Il Papa sta per lasciare la cattedrale di Notre Dame e ancora vediamo questi copricapi che indossano le persone indigene, a cui anche il Papa ha ricevuto l'omaggio di uno di questi caratteristici copricapo. E da qui si trasferirà all'arcivescovado. Domattina, quando saranno le ore 13 qui in Italia, celebrerà la Santa Messa in privato, poi ci sarà anche un incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presenti in Canada, e alle 16:45 ora italiana incontrerà una delegazione di indigeni presenti in Quebec, sempre presso l'arcivescovado. Dalla nostra postazione ringraziamo quanti hanno seguito questa ulteriore tappa del viaggio di Papa Francesco in Canada. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento, lo ricordiamo, è domani pomeriggio alle 15:55 con lo speciale Diario di Papa Francesco. Buonanotte a tutti voi.